Luca Fusco, è inutile negarlo, c'è stata un po' di titubanza nel partecipare a questa commemorazione in cui soprattutto non trovano spazio i parenti delle vittime. Come mai poi è arrivata la decisione di esserci e che significato ha la sua presenza qui? Allora, con i miei abbiamo discusso su questa partecipazione, ma io ho lottato per esserci perché non volevo che le vittime che sono state dimenticate al momento della morte fossero dimenticate anche al momento della commemorazione. Non hanno avuto il funerale, non avranno un funerale effettivo, ma almeno ci sarà qualcuno che rappresenta i familiari che potrà onorarli stasera. Vi sareste aspettati qualcosa di diverso? Cioè un evento di un altro tipo? Ci saremmo aspettati un evento più intimo forse, più bergamasco, più con la gente vicina. È stata scelta questa commemorazione che dà valore ai nostri congiunti che non ci sono più. Però chiaramente noi bergamaschi siamo fatti in un'altra pasta, per cui magari un silenzio al cimitero con tutti forse sarebbe stato meglio. Ultima cosa, il vostro lavoro ovviamente continua, definiamolo lavoro, con quali obiettivi? Perché collaborate con la magistratura? Cos'è che vi spinge? Perché vogliamo che la magistratura arrivi alla verità, vogliamo che la verità porti a delle responsabilità per cui le persone che hanno sbagliato se ne vadano e le persone più capaci di gestire determinate emergenze arrivino. Grazie. Che cosa le hanno detto gli altri familiari? Ma c'è un sostegno sul gruppo. La scelta è stata sostenuta, è chiaro che tutti volevano essere qua, non è essere vicini ai propri cari che non ci sono più, partecipare a questa manifestazione. Io partecipo e stasera, ripeto, parteciperò al funerale di mio padre e di tanti altri padri, sorelle, fratelli, madri che non hanno potuto averlo. Non sono riuscito a entrare, ma lo sapevo perché la mia sindaco ha chiesto con una PEC alla segreteria di Gori se potesse scendere col vice sindaco. Praticamente questa risposta non c'è stata data. Abbiamo visto dall'accredito che comunque era accreditata solo la sindaco, ma sono voluto comunque scendere per sentirmi comunque vicino a tutte le vittime. 6.000 vittime in bergamasca credo che siano un numero esagerato, credo altresì che per queste vittime i politici, anche il presidente Mattarella, avrebbe dovuto salire prima a portare un po' di conforto. Questa a me mi sembra l'ennesima, tra virgolette, pagliacciata della politica e mi dispiace per Gori che non mi abbia dato nessuna risposta, ma non pretendevo nemmeno nulla da chi ha fatto spazzatura della TV italiana. Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo, un momento sicuramente significativo per lei e per la sua comunità, come vivrà questa serata? Beh, è un momento di raccoglimento, un momento nel quale ricordiamo le tante vittime che hanno colpito i nostri territori. È un momento che dobbiamo vivere certamente nella sobrietà, nel ricordo, ma anche nella voglia di ripartire. Che cosa le hanno detto i suoi cittadini? Voi avete già fatto un momento comunitario vostro, ma di preciso su questa serata qualcuno le ha affidato qualche pensiero? Ma in generale la comunità si è vista molto coesa in questo periodo, in questo momento, ed è stato certamente il sentimento più importante per superare un momento così difficile. Quello che viene chiesto è continuare con questa coesione, con questo spirito di comunità, perché è un momento davvero difficile e abbiamo bisogno di forza. Un momento che vi vede presenti anche come amministratori. Avete avuto modo, dopo tutti questi mesi difficili, di confrontarvi tra sindaci? Beh, allora il confronto con i sindaci non è mai mancato. Fin dall'inizio c'è stato dialogo, c'è stato confronto, perché è chiaro che eravamo tutti completamente disorientati da quello che stava succedendo e per cui era necessario confrontarci per cercare di assumere le decisioni, le scelte, per condividere insomma tutti i momenti di difficoltà e trovare le soluzioni, che non è stato davvero facile. I momenti di confronto continuano ovviamente, perché adesso ci sono poi tutte una serie di emergenze come quella sociale, che è certamente una di quelle che più ci preoccupa.
Immagino che ogni giorno lei ripensi a questa zona rossa mancata. Beh, sono stati quei giorni di totale sospensione, di grandi difficoltà anche a gestire la comunicazione, perché chiaramente noi eravamo quelli in trincea, ma quelli che anche non avevano informazioni. E pur sapendo che era tutto pronto, insomma, questa scelta non avveniva ed è stato davvero difficile gestire quel momento. Siete riusciti a confrontarvi su questo col Presidente della Regione? No, non ancora. Glielo chiederà? Glielo chiederemo, come lo abbiamo chiesto al governo, è chiaro che aspettiamo risposta.